Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Unione Inquilini. Oggi domenica 12 novembre siamo qui a Livorno per la seconda giornata del coordinamento nazionale dell'Unione Inquilini e abbiamo con noi Mimmo Lopresto, il rappresentante dell'Unione Inquilini di Napoli, Secondigliano, il quale ci racconterà un po' le sue vicissitudini di questa sentenza che lo ha visto completamente assolto e scagionato da accuse infamanti nei suoi confronti per un'aggressione che lui stesso ha subito. Però lasciamo che sia lui stesso a raccontarci questa storia, come è cominciata e come è finita positivamente per lui. Mimmo, cosa ci puoi dire? Allora, venerdì una sezione del Tribunale di Napoli, un giudice donna attenta, in aula con voce forte, mi ha dichiarato non colpevole, mi ha assolto per non aver commesso i fatti che mi venivano addebitati e contestati. I fatti quali erano? Io sono nato, cresciuto e tutta la mia militanza politica e sociale nella stragrande maggioranza è avvenuta nell'area nord di Napoli. Nell'area nord di Napoli, quartieri tra Scampia, Secondigliano, Miano, Piscinola, tre quarti della popolazione residente nella città di Napoli. Questi territori negli anni scorsi sono stati devastati da una guerra di camorra e di potere e di denaro che ha visto la morte di oltre 200-300 giovani ragazzi appartenenti ai vari clan della camorra il sangue versato su tante strade e vie e piazze di Scampia, Secondigliano, Miano. La sede dell'Unione Inquilini nell'area Napoli Nord, per sua fortuna e sfortuna, si trovava giusto al centro di questo scontro tra le varie bande. Si trova nel quartiere di Miano, si trova a 100 metri dai luoghi di residenza dei vari clan della camorra, Masseria Cardone, via comunale Limitone d'Arzano, Rione dei Fiori, Vanella Grassi, che sono strade, nomi di strade diventate famose perché insanguinate, e nomi di strada dove risiedono i centri di comando della camorra. Quanto c'è stata una forte azione di contrasto delle forze dell'ordine contro il business della cocaina e dell'eroina, contro questa montagna di denaro, che denaro e sangue, che sconvolgeva la vita dei cittadini dell'area nord di Napoli. Uno dei gruppi più spietati, quello di Vanella Grassi, si è stabilizzato nel rione dove c'è la sede dell'Unione Inquilini di Napoli. Quando sono venuti nel rione dove c'è la nostra sede, hanno militarizzato il rione, lo hanno blindato, hanno eretto sorveglianza 24 ore su 24 per paura di infiltrazione della polizia o di raid di gruppi armati delle bande rivali. I cittadini che risiedono in questo rione dove c'è la sede dell'Unione Inquilini area Napoli Nord erano diventati prigionieri nelle loro case. Per entrare e per uscire bisognava chiedere il permesso alle sentinelle della camorra. Dove c'è la sede dell'Unione Inquilini non si vendeva
cocaina, eroina ed altre droghe al dettaglio, non c'erano i tossicodipendenti che venivano a comprare, ma venivano i responsabili delle varie piazze di spaccio di Scampia. Era un via vai continuo di persone che portavano centinaia di migliaia di euro per comprare tanta droga da portare nelle loro piazze. La sede dell'Unione Inquilini dava fastidio per questo. Era una luce sempre accesa, una presenza di massa. Loro dicevano c'è i capi di Vanella Grassi che stavano nel rione dove c'è la sede dell'Unione Inquilini, si lamentavano continuamente di questa forte presenza dell'Unione Inquilini, sostenendo che era per loro pericoloso che tanta gente entrasse nella sede dell'Unione Inquilini e loro non sapevano chi fossero. Dicevano, e se sono persone armate ed entrano nel palazzo, tu ci fai ammazzare tutti, e se sono poliziotti in borghese che mettono cimici, tu ti rendi responsabile della nostra identificazione ed arresto. Quindi dovete chiudere la sede, dovete andare via, trovatevi un altro spazio, perché qui non state bene. Ma come? In quei luoghi siamo nati, cresciuti, abbiamo fatto battaglie per 40 anni, chiudevamo tutto e ce ne andavamo perché a loro dava fastidio la presenza organizzata di una sede sindacale. Non era possibile, non abbiamo abbassato la testa, la dignità prima di tutto, paura tonnellata, ma la mattina dobbiamo avere la forza e il coraggio di guardarci nello specchio e di non aver avuto paura, timore di abbassare la testa. Minacce su minacce che sono durate anni, minacce significa auto rotte, rotta, ruote bucate, auto rubata, sede pitturata, minacce continue a me e alla famiglia. Alla fine sono arrivati alle vie di fatto, cioè una sera mi hanno atteso fuori la sede, quando ho aperto la sede, quattro di loro armati di bastoni per 10 minuti mi hanno massacrato di mazzate ed hanno rotto tutto quello che c'era nella sede dell'Unione. Pensavano in questo modo qui, insomma, di averci intimidito, di averci terrorizzato. Le cose non sono andate così. C'è stata una reazione di massa, sono stati organizzate quattro manifestazioni anticamorra da parte dell'Unione Inquilini e dell'associazionismo di base dell'area nord di Napoli, e non sono state quattro passeggiate, sono stati quattro cortei con assemblee sotto casa di boss, toccando rione dopo rione, dove loro ci sono e dove organizzano il loro potere e raccolgono la montagna di denaro che le rende potenti. L'Unione Inquilini è riuscita a fare queste cose qui. Quindi dopo le mazzate e dopo la reazione politica, sindacale, sociale, di coinvolgimento delle persone, dell'associazionismo sul territorio, visto la loro sconfitta, perché loro sono andati via dai luoghi dove era presente ed organizzata l'Unione Inquilini, quei palazzi che loro chiudevano e sorvegliavano 24 ore su 24 sono stati aperti e liberati, e ancora oggi sono luoghi frequentati dai cittadini dove c'è la presenza dell'Unione Inquilini. In conclusione, dopo le mazzate e dopo la reazione bisognava buttare discredito addosso alle persone, e quindi sono scattate le denunce per calunnia e diffamazione, perché a detta di queste persone l'attività successiva all'aggressione dell'Unione Inquilini era calunniosa nei confronti di persone e di persone legate, ed è stato un processo lungo,
lungo. Come si è concluso? Come si è concluso? Che un giudice attento, che non si è lasciato impressionare dalla formuletta, questo signore ha infangato questo, ma ha voluto capire le dinamiche esistenti nel territorio dell'area Napoli Nord, ha ritenuto opportuno in un processo da 4 soldi per diffamazione, ha ritenuto necessario chiamare a testimoniare il maresciallo della stazione dei carabinieri di Secondigliano, il vicequestore all'epoca dei fatti, questore del commissariato Napoli Scampia, ha interrogato operatori sociali sul territorio per farsi capire chi era la banda criminale di Vanella Grassi che stava nel rione dove sta l'Unione Inquilini e quali erano le minacce che erano state formulate nel corso degli anni. Un'istruttoria dibattimentale lunga, fatta di 11 udienze, ascoltate decine di testimoni e decine di... E alla fine, nonostante la richiesta del pubblico ministero di condanna, il presidente del tribunale ha ritenuto che l'attività dell'Unione Inquilini è un'attività meritevole e che il fatto contestato non sussiste. Questa è una grande vittoria dell'Unione Inquilini, che ha sconfitto minacce, paure, violenza, terrore e anche il fango che ci volevano buttare addosso. Grazie Mimmo, in bocca al lupo per le tue battaglie future. Grazie sei un grande. Grazie.